Il campionato regionale indoor, che si è disputato al velodromo Fassabortolo di Montichiari, è stato il centro del ciclismo lombardo nel fine settimana. Oltre 200 gli atleti iscritti nelle categorie esordienti, allievi ed open. Ai nastri di partenza dell'importante competizione regionale c'erano anche atleti di casa nostra, che si sono ben comportati. Tra gli esordienti, Alessandro Baldassarre del team Bar Blanco ha chiuso al terzo posto tra il secondo anno, preceduto sul podio da Andrea Serlini della Ronco ed Andrea Pedroni. Per il portacolori del team loverese, un piazzamento di grande valore che dà morale sugli importanti obiettivi che quest'anno lo attendono su strada. Buone notizie arrivano anche dalla gara degli allievi, dove Nicolo Brescianini ha provato l'allungo cercando di animare la corsa da lontano, confermandosi specialista nelle fughe, mentre Giacomo Cretti conferma il suo feeling con la pista e con la manifestazione regionale. Il suo quarto posto finale assume più valore se si pensa che nella gara vinta da Gianmarco Begnoni il podio è stato interamente occupato da allievi del secondo anno. Dunque Giacomo Cretti, dopo il titolo regionale vinto tra gli esordienti lo scorso anno, si conferma comunque il migliore tra i classe 97 in pista. Stesso piazzamento ma con la maglia del Molinello per la sorella Claudia. La campionessa italiana allieve su strada infatti ha chiuso ai piedi del podio nella gara vinta dalla bergamasca Angela Maffeis. È stato così un fine settimana dal bilancio positivo per i giovani ciclisti di casa nostra, che ora preparano l'imminente inizio della stagione su strada con un nuovo prestigioso appuntamento su pista. Il velodromo di Montichiari infatti tra un mese ospiterà la tre serie del Garda, che vedrà sfilare il meglio del ciclismo a tutti i livelli.